Buonasera e benvenuto a questa diretta. Ringrazio Franco Angeli per aver realizzato questa possibilità di promozione del mio libro, Evolution, che è uscito appunto a dicembre dello scorso anno. Cercheremo di discutere brevemente dell'evoluzione del lusso, in questo momento complicato della pandemia mondiale, e ci chiederemo soprattutto quale sarà il panorama quando finalmente si tornerà gradualmente ad una normalità che oggi appare ancora lontana. Inizialmente, quando ho iniziato ad occuparmi di questo testo e a redigerlo, voleva essere in qualche modo un'evoluzione, cioè un'analisi dell'evoluzione del lusso, partendo dalla sua analisi etimologica, quindi aspetti negativi legati a dissolutezza, frivolezza, lussuria e bisogni secondari e beni ovviamente voluttuari, passando poi per un'analisi invece maggiormente positiva, bellezza, quindi qualità, magnificenza, tutti i concetti che appunto la parola lusso evoca. Ciò che risultava però nel mio obiettivo era quella di definire l'evoluzione del lusso attraverso le fasi che sono maggiormente presenti oggi in questo concetto. La democratizzazione espressa dalle nuove generazioni, estremamente diversificata al loro interno, sia che essi siano millennial, sia che si siano digitalmente nativi digitali, quindi che mixano l'alto e il basso dei loro consumi in maniera spesso anticonformista, quindi sobria, misurata, l'esperienzialità dei punti vendita, dove si registra una maggiore attitudine e attività volta ad un'esperienza di shopping che passa per l'omnichannel, quindi una riunione di online e offline, grazie anche all'attività di visual merchandising, le persuasioni legate alle limited edition, quindi a un upgrade di certi consumi anche di massa che diventano in ogni caso maggiormente lussuosi, grazie a un'attività di limitatezza che appunto facilita la reattanza psicologica, quindi la tensione tutte le volte in cui le quantità disponibili non sono, vengono appunto percepite come non sufficienti e quindi il consumatore arriva all'acquisto in maniera molto più veloce. E ancora la contaminazione, la collaborazione, quindi la fuga dalla solitudine del brand, la memoria, il recupero della memoria, lo stile vintage, che anche questi rappresentano una nuova frontiera evolutiva del lusso, nella spasmodica ricerca di un'identità che non viene trovata all'interno della propria coscienza liquida, in una società liquida come la nostra, e che quindi viene collegata ad articoli iconici del passato che in equilibrio tra ignoranza e anche, se vogliamo, estetica, spesso vengono completamente travisati. Basti pensare al fenomeno hipster che le nuove generazioni tanto hanno amato recentemente. L'autenticità richiesta ai brand da parte anche dei nuovi millennials o della generazione Z è un'altra indagine evolutiva su cui mi sono maggiormente soffermato, così come l'analisi del lusso nei diversi ambiti, dal food alla tecnologia, passando per l'entertainment e anche l'uso come codice espressivo di un power dressing tipicamente femminile, quindi di un empowerment che grazie a Giuseppina Sansone, che è una delle persone che appunto ha partecipato dando un contributo al mio testo, siamo riusciti appunto a mettere in evidenza. Il testo voleva soprattutto però essere differente da altri libri sull'argomento, perché per la prima volta volevamo appunto valutare quella che era un contenuto geografico del lusso, quindi un profilo adatto appunto alle analisi di merchandising, antropologico, sociale, culturale dei diversi player del lusso, quindi dei buyer dei diversi paesi che possono essere considerati player del lusso, che comunque devono, cioè il lusso è interpretato in maniera non armonica, differente nei diversi paesi del mondo e quindi talvolta questo elemento va tenuto in considerazione, come del resto denotano le recenti collezioni sviluppate da molti brand del lusso sui mercati arabi, quindi collezioni islamicamente corrette, come sono ad esempio le collezioni cosiddette modest fashion. Quindi in tutta questa analisi anche geografica, uno degli elementi che mi interessava soprattutto era appunto evidenziare il fatto che il lusso è completamente evolutivo e completamente differenziato a seconda dell'area del mondo in cui lo si consideri. Ma nel momento in cui stavo appunto redigendo questo libro, il Covid ha preso il sopravvento, quindi mentre io parlavo e discutevo dell'economia americana e dei suoi grandi progressi, in realtà si autodistruggeva sotto i colpi appunto della pandemia. Quindi abbiamo dovuto rivedere tutto il testo, reinserire tutto un insieme di contenuti e anche
se vogliamo, abituarci a una nuova realtà, a un new normal, così possiamo definirla, che appunto ha portato tutti a essere resilienti, questo termine che risulta particolarmente utilizzato oggi. Ed è per questo che ho chiesto ad Alex Albini, che è qui con me stasera, che rappresenta uno dei, delle persone, che appunto degli professionisti che ha partecipato a questo mio testo con un suo contributo, di farci comprendere come la sua attività, quindi all'interno della sua società di consulenza, con la quale ho l'onore anche di collaborare, come appunto questa società abbia saputo anche superare questo difficile momento, società che appunto offre una serie di servizi, tra i quali soprattutto l'attività di direzione commerciale in outsourcing per marchi affermati e anche per start-up, come appunto abbia saputo affrontare il periodo attraverso la digitalizzazione e anche un cambiamento dei servizi che appunto sono stati così preposti e offerti ai clienti. Beh, grazie Stefano e soprattutto grazie dell'invito, dell'opportunità di essere qui con te a parlare del tuo libro e di avere l'opportunità anche di parlare di noi. Ma sicuramente resilienza fa un po' parte del nostro DNA, in quanto in realtà l'azienda come Idebrand Platform è nata a fine 2019, quindi bene o male dopo 2 mesi di vita era già all'interno del nuovo normale, come tu l'hai chiamato. Addirittura Idebrand Platform in realtà nasce da un accostro di Idee Partners come gruppo, e anche quella in realtà è un'azienda figlia della crisi del 2008, quindi diciamo che con la parola resilienza siamo abbastanza affini in generale. Per fare un overview rapida, in realtà Idee Partners nasce nel mondo industriale ed è focalizzata sullo sviluppo di collezioni e di produzione nell'ambito pelletteria e calzature. Mentre Idebrand Platform si concentra, diciamo, su tutto quello che è post-industria. Quindi se Idee Partners è più legata a tutto il mondo industriale, infatti è di base a Scandicci, Idebrand Platform l'abbiamo posizionata a Milano, dove è più legato a tutto quel mondo delle attività post-prodotto, come lo definiamo noi. Come hai detto bene tu, nel senso, le nostre attività sono principalmente legate all'attività di direzione commerciale, di brand emergenti o indipendenti, che vanno dalle start-up o a brand ovviamente che si devono affermare nel settore, a anche i brand più grossi che hanno magari bisogno di specifici interventi in determinati mercati. A questo poi abbiamo legato 12 mesi fa anche Tora Tora, che è il logo che vedete qui dietro, che in realtà invece è il nostro showroom, che ovviamente è un'attività affine ma differente da quella che è l'attività di direzione commerciale. Quanto diciamo che l'attività di direzione commerciale fa più da cappello, include l'attività di merchandising, in cui anche tu ci dai assistenza, l'attività di strategia commerciale, quindi un po' più tutta court, mentre a livello invece di showroom si parla principalmente invece di attività di agenzia. Noi siamo specializzati come showroom sul mercato giapponese e mercati asiatici in generale. Il nostro showroom manager è giapponese, si chiama Yuko, e di base a Londra, ma in realtà è uno showroom nostro con una triplice base che è Milano, Parigi e Tokyo. E questo forse è uno, Tokyo è appena stata inserita ed è uno dei motivi, oppure una delle modifiche che abbiamo fatto derivanti appunto dalla pandemia, ovvero non possono più viaggiare le persone, cerchiamo di far viaggiare o le merci, in questo caso appunto aprendo direttamente lo showroom a Tokyo per andare ad avvicinarci ai buyer che solitamente ci fanno visita tra Milano e Parigi, e allo stesso tempo andando a digitalizzare l'azienda, come detto bene tu, ovvero in questo caso prendendo spunto dagli e-commerce B2C e andando a sviluppare uno showroom digitale, per cui in qualche modo ci sentiamo più vicini ai buyer e diamo il servizio appunto di riuscire a mostrare le collezioni per procedere con l'attività di vendita. Quindi c'è stato sicuramente un cambiamento derivante dalla pandemia che ha creato una nuova normalità, in cui è più facile far viaggiare le merci, meno le persone, e quindi ti devi attrezzare in altro modo per riuscire a raggiungere il tuo cliente. D'altro canto, leggendo anche il tuo libro, invece chiedo a te, in questo caso, le tematiche che trattano il tuo libro e quali maggiormente sono state influenzate, d'altro canto, dalla pandemia.
quali sono le tematiche veramente che sono state modificate nella stesura del tuo libro e che quindi hai dovuto modificare in corsa, tra virgolette. Sì, beh, è stato un percorso abbastanza accidentato, perché comunque alla fine il libro doveva essere sull'evoluzione del lusso e sulla sua geografia, è diventato un libro invece che in qualche maniera ha dovuto rispecchiare una situazione attuale. Cioè, psicologicamente parlando non è stato facile, ma comunque abbiamo cercato di mandare il libro in stampa con i dati aggiornati, almeno fino alla messa in stampa del testo. Senza essere filosofi, comunque il XX secolo è sempre stato considerato il secolo della perdita dei valori, in cui si è realizzata quello che si dice essere la morte di Dio, quello che ovviamente la perduta dei valori, la perdita completa dei valori, i cui pallidi supplenti come il comunismo si sono poi sgretolati sotto le rovine del muro di Berlino nel 1989. Quindi Nietzsche l'aveva predetto già ben 100 anni prima, ma in ogni caso ci sono stati ulteriori elementi come appunto la globalizzazione, che ha spazzato completamente i riferimenti culturali e anche, se vogliamo, riferimenti territoriali, per non parlare poi di Bauman, che ha rappresentato una società liquida che è esattamente lo specchio dei nostri gusti attuali. Diciamo che forse, secondo me, in quest'anno di pandemia tutta questa indagine sommaria filosofica che ho detto in questi pochi minuti può essersi un pochino attenuata, nel senso che io ritengo che è nato un forte bisogno di umanità, di solidarietà tra le persone, di etica, anche possiamo chiamarlo nuovo nazionalismo, possiamo chiamarlo come vogliamo, però comunque alla fine un attaccamento a quei valori che erano stati spazzati via dalla globalizzazione sembra quasi che sia ritornato, e quindi questa etica richiesta ai brand, di cui poi vorrei io chiederti determinate cose dopo, è sicuramente un elemento fondamentale che appunto i consumatori oggi definiscono e richiedono, dalla trasformazione di produzioni tessili in materiali tecnico-sanitari, per esempio, a cui abbiamo assistito durante il periodo della pandemia, mascherine, camici, piuttosto che donazioni, una certa apertura. Tu dici che determinati valori si possono riaffermare adesso, sì, post-pandemia? Sì, sì, sì. Assolutamente sì, o perlomeno adesso sembra che ci sia più attenzione, cioè c'è anche uno slow fashion creato da articoli senza stagione, seasonless, timeless, chiamiamoli come vogliamo, un'attività di upcycling che anche nel lusso ha dato origine a una serie di progetti che in parte erano già in atto e in parte sono stati ulteriormente accelerati, il Re-Nylon di Prada, il Re-Burberry, piuttosto che le collezioni di Miu Miu, che si compongono di capi che in qualche maniera hanno una nuova, capi vecchi o rimanenze di magazzino che vengono reinterpretati e quindi a cui viene data una nuova vita, una nuova funzione d'uso. Poi vabbè, ovviamente l'escalation del digitale è un altro grande caposaldo di quello che è stato l'evoluzione di questo periodo, quindi adapt or die, nel senso un po' per dirla alla Darwin, e quindi in questo caso sia a livello di didattica a distanza, sia di lavoro a distanza, quindi io nel mio libro ho avuto sia il contributo di Barbara Sordi, che appunto di Accademia del Lusso, sia di Alberto Balzarotti, che è uno specialista in diritto del lavoro, per definire quelle che sono le nuove modalità operative, quindi smart working piuttosto che lavori tipici del digitale, creazione siti, piattaforme, eccetera, eccetera. Queste abitudini nuove, appunto questa resilienza, come tu l'hai definita prima, quindi è sicuramente una realtà, e anche la modalità di vestirsi anche a livello lusso, non essendoci più le occasioni d'uso per poter sfoggiare determinati capi, probabilmente fanno retromarcia, e il lusso lo si percepisce più in articoli abbastanza comuni o comunque di buona qualità, di buona fattura, quindi c'è una riscoperta di questi elementi. La ripresa dei consumi probabilmente avverrà in maniera differente poi anche a seconda del luogo in cui ci troviamo, nel senso che se da un lato abbiamo il revenge shopping cinese, quindi questa rivincita verso la chiusura obbligata dei negozi per lungo tempo, da noi
o in America, trovo difficile che questo avvenga, trovo che probabilmente ci sarà un consumo più cauto, più consapevole, più misurato, più attento alla qualità, più slow fondamentalmente. E in questo scenario appunto il do good feeling, quindi la possibilità di avere una sostenibilità sempre più richiesta dal consumatore da un lato, e anche il fatto che il suo consumatore voglia ricerchi un suo self-expression, quindi una sua modalità di esprimersi e di riflettersi e di essere coinvolto nelle scelte dei brand di moda che solo lo rappresentano, può essere sicuramente una identificazione. Cioè, nel senso, comunque i consumatori alla fine proiettano se stessi su quei brand di moda con i quali condividono valori. E quindi in questo momento probabilmente anche l'aspetto valoriale, l'aspetto dell'autenticità è particolarmente importante. Infatti, il consumatore cerca di aggrapparsi un po' ai valori che il brand. Sì, 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 e quindi il brand da un lato, da parte sua, come adesso magari tu mi spieghi, visto che anche nella tua attività hai aperto quest'ulteriore piattaforma che appunto riguarda brand sostenibili, anche il brand riscrive la propria vita, il proprio storytelling, la propria comunicazione alla luce di una ricerca di sostenibilità, quindi di un percorso atto a migliorarsi nel corso del tempo. Chiaro, chiaro. Sì, effettivamente, cioè, ovviamente la sostenibilità è una tematica che in questo momento è molto rilevante, cioè, e non più forse solamente a livello comunicativo, ma veramente di... è il momento di attuarla, quindi sì, nel senso abbiamo lanciato quest'ultimo progetto che in realtà era in pancia da almeno più di un anno, poi però la pandemia, come in tante cose, ha accelerato il processo di attuazione, e quindi abbiamo sentito, cioè la necessità in realtà è nata appunto di questo progetto che si chiama Sustainable Brand Platform, è nata da, come molte volte accade a livello imprenditoriale, da un bisogno che si è legato appunto da una parte ai buyer che richiedevano sostenibilità, ma sempre più in maniera meno legata alla comunicazione, ma reale, quindi una sostenibilità reale. Dall'altra parte i brand che invece hanno bisogno di comunicare sostenibilità, c'è chi non è in grado di comunicare nella maniera corretta, ma in realtà ha già una struttura che incarna questi valori. D'altra parte invece ci sono brand che hanno bisogno di comunicarla, ma in senso, diciamo, fatto da una terza parte, perché in alcuni casi viene altrimenti visto dal buyer solamente in termini di sostenibilità, e alla fine comunque lavoriamo nella moda e pertanto la sostenibilità di per sé non basta. Quando c'è solamente sostenibilità, molte volte nelle collezioni si perde il contenuto di design, che comunque è sempre rilevante, come immagino tu sia concorde a riguardo, perché è l'essenza della moda. Tuttavia, in questo momento deve essere un po' controbilanciata dalla sostenibilità, ed è, diciamo, quello che abbiamo cercato di fare con questo progetto. Quindi prego la regia intanto di mandare un breve video in cui spieghiamo appunto cos'è Sustainable Brand Platform e come. Wow. We live in a wonderful and amazing world. But we always want more, and we consume far too much. The fashion system is one of the most polluting in the world. There's a different way to produce, respecting the environment and people. But you know this already. Sustainable Brand Platform wants to help you communicate your sustainability in the best possible way. We provide you the SBP meter as a communication tool for your sustainability to buyers and consumers. We assist you in evaluating your sustainability performance with our rewarding algorithm using the blockchain technology. We connect you with other sustainable brands and partners. We spread news about sustainability in slow fashion. Join our community for a new sustainable future together.
Niente, questo è un breve video che abbiamo, tra l'altro sono abbastanza orgoglioso, un'anteprima, l'abbiamo lanciato proprio, adesso caricheremo anche sulla piattaforma, quindi... Ma puoi dire qualcosa eventualmente, cioè nel senso abbiamo visto che ci sono diversi brand caricati sulla piattaforma che giustamente, come dicevi tu e come appunto avevo anche anticipato io, riscrivono un po' il loro storytelling alla luce di questa, di questo aspetto etico, e quindi fondamentalmente la tua piattaforma serve da un lato ai brand per comunicare, ma anche per essere ricercati da parte di chi eventualmente fa uno scouting di brand di lusso o di moda con un contenuto sostenibile, quindi anche i diversi distributori internazionali, quindi i diversi department store che ricercano brand di moda sostenibili, con la tecnologia blockchain hanno anche la certezza di avere delle informazioni assolutamente intoccabili, no? Da un punto di vista di... Sì, sì, chiaramente, cioè, infatti l'esigenza dal punto di vista del buyer è proprio quello di avere una sorta di già di portfolio di brand in cui andare a pescare, perché già da noi trattati e valutati tramite un algoritmo che abbiamo sviluppato appunto in quest'ultimo anno, cioè oltre a, sì, da quando è nata un po' l'idea a fine 2019. Allo stesso tempo ovviamente utilizziamo blockchain in realtà per rendere i dati non modificabili ma solamente aggiornabili, che poi è il principio stesso che sta alla base della sostenibilità, cioè sostenibilità deve essere inclusa in un concetto di R&D, cioè di ricerca e sviluppo, quindi non c'è mai un traguardo definitivo ma tutto deve essere ongoing, quindi tutto in processo, si devono raggiungere gli obiettivi che sono sempre intermedi poiché non c'è un traguardo finale, quindi sicuramente questo è uno degli obiettivi che ci siamo preposti con questa piattaforma. Dall'altra parte ovviamente ai brand serve invece più una tematica per svolgere quella tematica appunto di comunicazione, e alla fine invece per il consumatore finale chiaramente può essere interessante per capire invece cosa sta andando a comprare, e molte volte in realtà è fondamentale anche che il consumatore finale faccia diciamo pressione al fine di iniziare a capire cosa e comprendere cosa sta andando a comprare, ma in realtà penso che anche tu sia concorde del fatto che sempre più il consumatore finale esige sì, contenuti. Sì. Ma anche un controllo, se vuoi, anche sull'intera filiera, cioè nel senso che comunque giustamente ci sono tutti gli step in cui i brand vengono valutati, no? Dalla produzione alle materie prime. Quindi mi domando, questa piattaforma è aperta fondamentalmente anche a fornitori, quindi all'intera supply chain, o solamente a brand? No, esatto. Inizialmente l'idea era quella di creare comunque uno strumento che sia al servizio dei brand in generale, proprio per quello che poi abbiamo visto come poteva essere interessante anche inserire all'interno della piattaforma anche tutta la parte dei player noi li abbiamo chiamati partner, perché non sono solamente i fornitori tipici della filiera, ma tutti quei player che lavorano intorno ai brand e che quindi possono migliorare le performance del brand in termini di sostenibilità. Quindi per quello dal fornitore di labeling al fornitore al fassonista, quindi fino ad arrivare invece a Humana People to People, che ovviamente che è quell'attività che stiamo cercando di sviluppare per creare quelle collaborazioni tra designer e Humana per l'attività di upcycling che prima appunto tu parlavi prima. Quindi è fatto appunto, esatto, per innalzare il livello di sostenibilità per i brand, e quindi all'interno di questo sicuramente i partner svolgono un ruolo fondamentale, i fornitori di per sé, certo, assolutamente. Certo. Poi l'algoritmo ovviamente tratta della supply chain e poi di tutto invece di un'attività che è più legata diciamo al mondo del brand stesso, quindi è una valutazione più all'interno di cosa il brand fa, quindi più legata all'employee satisfaction, gender equality, social inclusion, questa quindi attività più legata all'azienda stessa, e poi invece anche l'attività del brand nei confronti della società, perché comunque ricordiamoci che la moda alla fine è l'espressione della società in cui viviamo, quindi tendenzialmente è ovvio che secondo noi la sostenibilità non deve essere solamente ambientale, che è la cosa più che facilmente viene in mente, ma deve essere una sostenibilità anche sociale, quindi riguardo a quello, al territorio e alle persone che è intorno. Quindi questo è un po' il tutto il progetto. Ok,
Va bene, quindi ti ringrazio per aver partecipato a questa diretta e colgo l'occasione anche per ringraziare le persone che non ho magari citato, ma che comunque hanno contribuito al testo, da Giacomo Santucci, che ha scritto la prefazione, per esempio, ad Andrea Balconi, che si è occupato della parte relativa al lusso entertainment. Quindi possiamo concludere dicendo che il lusso è veramente multidimensionale, è un concetto che è relativo al luogo in cui si vive, ma va analizzato non solo sotto un profilo antropologico e culturale, ma sotto veramente un profilo perennemente evolutivo. Io spero che questo testo sia letto da non solo da merchandiser, ma anche da studenti, magari da persone che si approcciano alle tecniche di acquisto professionalmente, e quindi in qualche maniera capiscano che ormai il lusso attiene a una sfera molto più lifestyle di quanto non fosse in passato, e che dà sempre maggiore più di giorno in giorno maggiore attenzione alla variabile tempo, quindi alla variabile slow, quindi che permette di apprezzare veramente quelli che sono i contenuti della moda, passando anche attraverso appunto la qualità delle materie, i processi e tutti gli elementi che riguardano appunto la sostenibilità, di cui Alex ci parlava pochi minuti fa. Quindi si apre il nostro futuro con poche certezze, ma molte sfide, e quindi fondamentalmente, così come l'anno scorso ad aprile Vogue ha fatto questa copertina particolarmente importante, una pagina bianca su cui poter riscrivere il nostro futuro, diciamo che dobbiamo riscriverlo con una strategia. Qualsiasi posizione siamo nel mondo del lusso o comunque del fashion, non dobbiamo scontare i ritardi che abbiamo avuto già nella digitalizzazione, lavorando appunto sulle urgenze, ma dobbiamo cercare di lavorare in maniera strategica. Una società come quella di Alex permette, per esempio, di sviluppare delle attività in outsourcing, quindi esternalizzando tutto ciò che non può più essere mantenuto all'interno delle aziende, perché oggi c'è la necessità appunto di essere effettivamente molto, molto snelli, molto pratici, e quindi di tenere solamente quelle attività core che rappresentano veramente il cuore del business, e di esternalizzare ciò che è possibile per una questione proprio di praticità, di snellezza. E di flessibilità. E di flessibilità, appunto. E poi al tempo stesso, secondo me, oggi, al di là della variabile tempo su cui ho già detto, questo periodo presuppone che nulla sarà più come prima, quindi in questo periodo è giusto che anche da un punto di vista pratico ci si doti di nuovi skills, quindi si lasci una certa importanza, un certo focus sull'apprendimento. Quindi qui stiamo parlando a casa di una casa editrice, quindi l'apprendimento, l'investimento su se stessi, la formazione sono assolutamente alla base di tutto quello che potrà essere il nuovo scenario evolutivo nella moda e nel lusso. Quindi mi auguro che il libro possa piacere a chi lo leggerà. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda tramite Franco Angeli, che colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare. E ringrazio anch'io sia Franco Angeli, che è stato un onore partecipare a questo talk, e grazie Stefano ovviamente dell'invito e della chiacchierata. Piacere mio. Grazie, a presto. A presto.